Allora, fidanzarsi non è una cosa brutta e se uno si fidanza non c'è motivo per cui debba nasconderlo, quindi nel momento in cui io mi fidanzerò uscirò con qualcuno, vi avviserò. Oggi ho visto la storia di Nilufar, l'altra settimana era Valeria, quindi sono tutte storie che vi inventate voi. Allora vi chiedo di lasciare in pace queste ragazze, lasciare in pace me e non inventarvi cose che non esistono. Perché nel momento in cui ci sarà qualcosa da raccontarvi ve lo racconterò io senza problemi. Amici, allora io sono al mare, sono a Capri e io non so cosa devo fare esattamente per evitare che la gente dica siate su di me, perché io non... cioè veramente. La novità, neanche tanto novità perché voi ho saputo che lo stanno dicendo da un sacco di tempo, è che io sarei, secondo alcuni, fidanzata con Antonio Poliboni. E ora calco anche, e veramente ragazzi, magari è buono come il pane, però no, stiamo insieme. Per quale motivo? Perché ci siamo visti 3 volte in contesti lavorativi, tra l'altro ci seguiamo su Instagram e come tutte le persone normali metti like alle foto. Io sarei fidanzata con Antonio. Anche io dici tu che è una cagata, che non è vero? Ma poi dico io no, mi volete appioppare un flirt per una sera, appioppate un flirt per una sera, perché quando, cioè, no? Se ce l'avessi non ve lo verrei a dire a voi, sapete, ieri sera mi sto... No, ve lo dico. Se io dovessi essere fidanzata e trascorrere del tempo una persona che magari sono innamorata, eccetera, 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 lo direi con estrema sincerità e felicità, perché non vedo per quale motivo bisogna nascondere i fidanzamenti. Cioè, sono fidanzata, per tutto lo faccio vedere. Sono troppo contenta di questo, quindi c'è, boh. Anche perché non infastidirei nessuno, non mancherei di rispetto a nessuno, non sarei una cattiva ragazza, non... cioè ci sono talmente tanti motivi che le mie dita dovrebbero essere centinaia per spiegarvi, insomma per elencarvi tutti i motivi per cui non avrebbe alcun senso nascondere un fidanzamento. Sarei anche molto felice di condividere un fidanzamento con voi, ma se per il momento non sono fidanzata, datemi il tempo, cioè, o magari vado in vacanza, che non so, datemi il tempo, un attimo, passate un secondo, quando poi mi danzo me lo schiattello, ve lo dico subito, vengo una bella foto, un bacio, dico, finalmente sono fidanzata, basta di affiopparmi, fidanzata, che non esiste. Comunque devo ringraziarvi, perché mi avete acchioppato solamente bei ragazzi, Pierpaolo, super, Morigoni che poi dico, ah,